Rieccoci nuovamente in diretta dagli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo e in collegamento, grazie al lavoro prezioso della nostra regia, stamattina quella di Giulio Russo e Luigi Martino, e il supporto strategico di Pasquale D'Apolito da Vico del Gargano, componente del Comitato Feste Patronali, capeggiato dal parroco Don Gabriele Giordano che abbiamo ascoltato prima, e composto da un nutrito gruppo di giovani, tra i quali vediamo Francesco Pupillo, storico vichese e componente, come dicevamo, del Comitato Feste Patronali. Ciao Francesco, buongiorno. Buongiorno a voi e benvenuti a Vico. Grazie, grazie per l'ospitalità. Le nostre amiche, i nostri amici e telespettatori di Padre Pio TV saranno contenti stamattina di fare questo viaggio senza muoversi da casa, anche perché mi accennavate che a Vico come a San Giovanni Rotondo c'è molto vento stamattina. Sì, c'è molto vento, il cielo è nuvoloso, però siamo abituati. San Valentino è stato scelto per questo, quindi diciamo anche oggi, come da 400 anni, farà il suo dovere. Ecco, io proprio in un post di qualche ora fa dicevo che San Valentino è patrono di Vico del Gargano da soli, tra virgolette, 400 anni. Perché? Che allora, prima il patrono di Vico era San Norberto che si festeggiava il 6 giugno, solo che le agrumi nei territori di Vico era molto importante, tanto che fino ai primi del Novecento venivano esportati fino agli Stati Uniti. Solo che tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento le temperature si abbassarono molto e quindi i raccolti venivano continuamente rovinati dalle gelate, tanto che il comune chiese allo Stato anche il rinvio delle tasse. Proprio perché tutti i vichesi, avendo i raccolti rovinati, non riuscivano a pagarle. E quindi si pensò di sostituire il santo patrono proprio per avere questa protezione divina che San Norberto, con tutta la buona volontà, non riusciva a garantire. E quindi la leggenda ci racconta che una delegazione, dopo aver chiesto al vescovo questa di poter sostituire il santo patrono, si recò a Roma e il capo delegazione rimase impigliato in una statua, che era appunto la statua di San Valentino. E questo venne interpretato come il fatto che è stato San Valentino a scegliere Vico e non Vico a scegliere lui. E quindi quando venne portato a Vico in processione, tutte le strade furono addobbate con agrumi e da allora una tradizione che ancora oggi resiste, perché insomma è venuto già a Vico. Sa che tutte le strade vengono addobbate in questa maniera. E quindi da 400 a più di 400 anni il santo si porta in processione e poi da una collina benedice tutti gli agrumeti della zona. Ecco, noi nelle immagini che la regia ci sta proponendo vediamo una Vico dall'alto che si affaccia poi sull'Adriatico a est e prima, ecco, di arrivare sull'Adriatico ci sono questi agrumeti che circondano tutta la parte, diciamo, a valle della cittadina. Agrumeti che hanno rappresentato per molti secoli l'economia trainante della vostra città e che erano così resistenti e un'altra caratteristica è la maturazione tardiva che consentivano la presenza sul mercato di questi agrumi per larga parte dell'anno, anche diciamo così oltre la stagione tipica degli agrumi che appunto è quella invernale. E grazie a questa particolare resistenza, come tu anticipavi, venivano addirittura commercializzati nelle Americhe perché resistevano anche a questi lunghi viaggi che all'epoca potevano portare via diverse settimane, quasi un mese se non ricordo male. E oggi gli agrumi del Gargano, di Vico del Gargano, sono un presidio slow food e hanno il marchio IGP, se non dico male. Sì, certo. Sì, appunto questa resistenza gli permetteva di viaggiare molto, dai Balcani all'Europa centrale, quindi dall'Oceania fino agli Stati Uniti d'America, ma anche il metodo di vendita, diciamo, era molto fantasioso e ricercato. Infatti ogni singola arancia veniva avvolta in una carta con il timbro dell'azienda che le produceva, o meglio, che le raccoglieva e le esportava.
con delle casse tutte in paglia in cui si conservavano queste arance, che erano tra l'altro poi ricoperte con una coperta telo, sempre con il marchio dell'azienda produttrice. E quindi appunto questa resistenza gli permetteva di viaggiare in tutto il mondo. Tra l'altro nel corso dei secoli sono state anche regalate a papi, a sovrani, e quindi insomma per noi era davvero la ricchezza. Ecco, per esempio anche il trono di San Valentino, no? Trono ci fa pensare a qualcosa di regale, di prezioso, e qui a Vico il trono di San Valentino non è ricoperto di gioielli ma proprio di arance, proprio perché sono quelli per noi i gioielli, i nostri gioielli che appunto ci permettevano di condurre una vita agiata ed economicamente elevata. Molto bene, Francesco, io ti ringrazio per questo bellissimo racconto che concludiamo con un secondo step. Ci fermiamo solo un attimo per una breve pausa pubblicitaria, poi riprendiamo il discorso esattamente da qui. Ritorniamo in collegamento con Francesco Pupillo, componente del Comitato Feste Patronali di Vico del Gargano, che oggi celebra la solennità di San Valentino, santo patrono di questo borgo del Gargano, uno dei borghi più belli d'Italia. Ecco, Francesco, grazie al supporto di Pasquale D'Apolito, ci sta facendo passeggiare con lui per le stradine di Vico che, come anticipavamo, sono adornate dalle fronde degli agrumi e dai frutti di questi alberi, quindi arance e limoni, in maniera particolare arance, che costituivano l'economia prevalente del territorio di Vico del Gargano per tante famiglie, perché poi, come ci diceva lo stesso Francesco, oltre alla produzione dell'agrume in sé c'era tutto un indotto che preparava l'involucro di carta per avvolgere gli agrumi, che avrebbero raggiunto anche le Americhe, le cassette, la paglia, le coperte. Francesco, ma ritorniamo alla festa. Oggi è appunto il giorno della solennità di San Valentino. Voi è già da qualche giorno che siete in fermento, suppongo che oggi ci sarà il culmine anche del programma non solo religioso ma anche civile. Che cosa potranno visitare le persone che si recheranno a Vico del Gargano? Quali gli eventi che potranno fruire oggi? Allora, innanzitutto questa mattina la processione, che è sempre molto suggestiva, con le 5 confraternite che per le strade del paese accompagneranno il Santo Patrono. E ovviamente sono prerogative più del sud, e insomma vedere una processione di questo tipo è sempre molto affascinante. Dal pomeriggio poi ci saranno una serie di eventi tra street band, stasera ci sarà il concerto della fanfara dell'aeronautica. Nei giorni scorsi, come hai giustamente detto, noi abbiamo iniziato a festeggiare sabato, quindi 4 giorni abbiamo approfittato del weekend, e in questi 4 giorni c'è stata street art, poesie, street band, come vi dicevo. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti gli operatori del territorio, soprattutto le scuole, che ieri, lunedì e sabato sono state per le vie del centro storico a recitare un libro scritto a Vico che si chiama La figlia di Maso, e ieri sera le scuole medie hanno interpretato il loro concerto sempre in chiesa madre. Domenica sera c'è stato un concerto di musica medievale di un gruppo di Pavia in itinere, che sono stati felicissimi di venire sul Gargano. Ci possiamo vantare che siamo stati la data più a sud che hanno mai fatto. E tra l'altro sono vincitori del premio Italia Medievale, quindi comunque un gruppo molto importante che si dedica allo studio di questi testi medievali e suonano con strumenti antichi. E abbiamo fatto anche una scelta ecologica, nel senso che quest'anno abbiamo evitato di sparare fuochi artificiali e i festeggiamenti sono stati anticipati con il suono di tutte le campane del paese, perché abbiamo pensato che comunque la campana che suona è un simbolo di festa, quindi sentire tutte le chiese che suonano insieme ci dava proprio l'idea della festa. E questo va anche perché appunto San Valentino fu scelto, o meglio, è lui che scelse Vico proprio per una questione ambientale, e quindi abbiamo cercato di rispettare questo,
questo comandamento. Molto bello, molto bello. Stiamo sentendo anche il vento nei microfoni, lo anticipavamo prima, sul Gargano c'è molto vento, però lo stesso Francesco ci diceva come proprio San Valentino sia stato scelto come patrono di Vico per proteggere gli agrumeti dalle intemperie. Non abbiamo citato, vedevo nelle immagini che la regia sapientemente distribuiva durante il tuo intervento, una peculiarità di Vico del Gargano che è il vicolo del bacio, perché sì. Poi ecco, San Valentino protettore degli agrumeti ma anche patrono degli innamorati, protettore degli innamorati. Perché questo vicolo sì. È così importante? Beh, vicolo del bacio, insomma, come dice la parola stessa, per gli innamorati è un must. È un vicolo molto stretto, largo circa 50 centimetri, e diciamo, quando il pudore comune non permetteva agli innamorati di scambiarsi i loro affetti in pubblico, furbamente trovarono un escamotage. Al suonare delle campane della chiesa di vicino, un innamorato saliva dal vicolo e l'altro scendeva, e arrivati a metà erano costretti a baciarsi. Sulla questione dell'amore, diciamo che San Valentino, la questione per cui è stata scelta, non va tanto lontano dall'amore, è un amore magari diverso, è un amore per il proprio territorio, per il proprio paese, però è sempre amore, è un amore più magari generico e non quello a cui siamo pensati, che pensiamo generalmente, però è amore per il proprio territorio e per il proprio paese. Assolutamente, l'amore può avere mille forme, noi ci piace celebrarlo in tutte le sue dimensioni, per cui ecco, stamattina eravamo particolarmente, siamo particolarmente felici di poter fare due passi insieme a voi per le strade di Vico del Gargano e per ascoltare appunto questa storia così bella, così interessante. Adesso che cosa stiamo vedendo alle tue spalle? Toni, questo è il nostro InfoPod, come puoi vedere c'è una bella presenza giovanile e anche femminile, che è la prima volta nella storia che in un comitato feste patronali c'è anche una presenza femminile. E quindi, come vedete dai loro volti, sono tutti belli e giovani, e insomma ci siamo dati da fare veramente, siamo così stanchi che ormai la stanchezza non la sentiamo più, però siamo tutti felici, si sono create nuove amicizie, nuovi legami. Ciao ragazze, ciao ragazzi, effettivamente... Effettivamente quello che stavo notando è proprio questo, sono tanti i giovani che come te stanno animando questi giorni di festa, per cui mi domando se il recupero delle tradizioni possa essere un volano anche economico per le nuove generazioni che da sempre invece sono quasi costrette a cercare fortuna altrove. Diciamo che a Vico fortunatamente le tradizioni reggono abbastanza bene, c'è stata una bella successione, sostituzione tra virgolette dei più anziani, che però ci hanno trasmesso quei valori della tradizione di amore per il nostro paese che insomma se non ci fosse stato oggi noi non saremmo qui. E a proposito di tradizione, in Vico c'è anche una bellissima mostra fotografica che vi invitiamo a scoprire, abbiamo anche un breve video che la regia prontamente ci sta illustrando con degli scatti veramente molto belli, in bianco e nero, se non dico male, per cui sono tanti i motivi che vi possono spingere oggi a fare un salto a Vico del Gargano se non siete lontanissimi, se siete lontani invece ecco, siamo contenti di avervi portato con Padre Pio TV a fare una passeggiata tra i vicoli di questo borgo così bello, così caratteristico, con questa festa così importante. Bene, Francesco, io ringrazio te, ringrazio Pasquale, ringrazio Tommaso, tutte le ragazze e i ragazzi del comitato. Grazie feste, a te, Tony. Feste patronali, siete stati fantastici, quindi invitiamo tutti i nostri telespettatori a venire a Vico e se non oggi anche durante questa primavera, quest'estate, perché siamo certi che anche se non ci saranno le arance ad addobbare le strade faranno una bellissima esperienza. Allora, buon San Valentino a voi e grazie ancora per la vostra disponibilità.